Abbiamo concluso, così sembra, il cammino della croce, così sembra perché non questo cammino continua. Tocca a noi e tocca a noi continuarlo. La croce ha attraversato la strada centrale della nostra città, quella che riteniamo il cuore di Agrigento. E il Signore con le braccia aperte sembra che abbia raccolto le nostre preghiere, abbia raccolto le nostre sofferenze, abbia raccolto le nostre speranze. Ma quelle braccia aperte sono rivolte verso il cielo. E così la via della croce diventa la via della speranza. E se noi guardiamo quelle braccia, vedendo Lui segnato dal sangue, siamo obbligati anche a guardare il cielo e a sentire per che cosa siamo fatti e perché per noi questa strada diventa importante, perché è la strada che ci porta lassù, donandoci speranza e donandoci anche la gioia dell'amore. Abbiamo iniziato il nostro cammino con una domanda: Caino, ma dov'è tuo fratello? E noi tante volte andiamo a cercare i nostri fratelli, invece noi sappiamo, e la risposta stasera gliela possiamo dare: Signore, sai dove mio fratello è a Piazzale Rosselli? Poco fa era pieno di quegli immigrati che sono sbarcati oggi e ieri. E poco fa, Signore, sai, mio fratello ha attraversato la stessa strada che stavo percorrendo io, e io lo stavo facendo pregando. E lui si è fatto vedere, tu gli sei fatto vedere, e quella preghiera diventa per me impegno, diventa per me necessità di diventare dono per gli altri. Se non chiudo gli occhi dinanzi a te, Signore, sento che non posso chiudere gli occhi dinanzi ai fratelli, anche se loro qualche volta sembra che mi diano disturbo, tolgono un po' di quiete alla nostra pace. Signore, abbiamo visto la nostra città, quanti negozi chiusi. Sono persone che non hanno potuto continuare le loro attività perché le difficoltà sono tante. E abbiamo incontrato questi fratelli che ci ricordano che anche altri sono in grossa difficoltà. E lungo la strada abbiamo ascoltato di quei personaggi, la Veronica, il Cireneo, Maria e tanti altri. Sembra che il Signore dice: se vuoi continuare questa storia, ho bisogno di te perché tu diventi per me Cireneo, perché tu diventi per i miei figli e i miei fratelli la Veronica, perché tu possa essere come Maria, quella donna dolce con le lacrime agli occhi che accoglie il figlio che sta morendo. Ecco allora perché questa storia che insieme abbiamo pregato e insieme abbiamo meditato diventa una storia che dobbiamo ogni giorno continuare. Lui vuole risorgere e ci ha detto che risorgere è possibile. Ci ha detto una frase, e questa frase portiamocela nel cuore: chi mi vuol seguire prenda la sua croce e mi segua. Ma attente, non quelle piccole croci di ogni giorno, che lui non ci voleva consegnare queste croci, quei grattacapi che tante volte turbano la nostra quiete. Lui parla della croce, e per noi quella croce è il simbolo dell'amore, quella è la misura dell'amore di Dio per noi. Allora, se quello è il segno grande dell'amore, quando lui mi dice prendi la tua croce e seguimi, lui cosa mi chiede se non di amare? Di amare come lui, di amare davvero, anche se l'amore porta ferite. E allora, a questa riflessione che insieme abbiamo fatto, ora ognuno di noi per conto suo dia la sua risposta. Ma nel dare la risposta puntiamo ancora gli occhi sul crocifisso e seguiamo quelle mani che vanno verso il cielo. Sentiamo la fatica del cammino, della vita di ogni giorno, sentiamo la gioia che già riempie il nostro cuore di un cielo che ci attende, di un Dio che è amore e di un Dio che anche dalla croce parla di speranza. Fa ardere il nostro cuore, Signore Gesù, dopo averti accompagnato lungo la salita al Calvario.
Abbiamo caricato sulla tua croce le fatiche e le sofferenze del nostro vivere quotidiano e della nostra umanità, per riformarci della tua forza, per rifornirci della tua forza, del tuo coraggio, della tua coerenza, al fine di rafforzare il nostro impegno a rinunciare a noi stessi, a prendere la nostra croce ogni giorno e seguirti con più amore, più coraggio e con una fede più forte e limpida che ci faccia essere, almeno un po' di più, sale e luce dovunque la nostra vita ci porti a operare. Signore Gesù, i nostri propositi sono sinceri, ma tu conosci la nostra facilità a scoraggiarci quando le difficoltà diventano frequenti, e tu conosci la nostra velocità a spaventarci quando i contrasti si fanno pesanti e cattivi. Signore Gesù, nei momenti di debolezza abbi misericordia di noi. Accompagniti a noi come hai fatto con i tuoi discepoli di Emmaus. Fai ardere il nostro cuore con la luce della tua parola e il calore della tua compagnia. Spezza con noi il pane del tuo amore, in modo che riconoscendoti e sentendoti vicino possiamo riprendere con gioia il nostro cammino verso di te, vivendo, testimoniando e annunciando il tuo Vangelo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Approfitto per darvi il mio saluto, per dirvi un buon rientro a casa, portando nel cuore quella gioia e quella pace che il Signore ci ha messo e ricordandoci di guardare il cielo, perché questo a Lui interessa. Buonasera a tutti.